Giordano Bruno invece manifesta un sentimento gioioso, diverso dalla natura, più positivo, a tratti entusiasta. Ed è forse per questo che dopo aver viaggiato in prima persona tra gli spazi infiniti, intende far viaggiare con lui anche i lettori delle sue opere. Egli aveva abbracciato la teoria copernicana, che aveva abbattuto l'ingenuo geocentrismo biblico e tolemaico, ma poi la radicalizzò ulteriormente, superando anche l'eliocentrismo e annunciando l'infinito universo e mondi innumerabili, per giungere in una delle sue ultime opere, intitolata De Immenso, scritta nel 1591, l'anno dopo l'Inquisizione cattolica l'avrebbe imprigionato, prima a Venezia, poi più a Roma, giunge a scrivere, a rivolgere attraverso queste parole, a rivolgere al lettore l'invito a salire nel cielo per ottenere, come scrive, una vera contemplazione del mondo. Ecco le sue parole rivolte anche questa sera a ognuno di noi. Orsù dunque sali, ti porterò sulla luna, disponi i sensi come io dispongo le ali della ragione. Orsù, va avanti tranquillo, segui una guida sicura. L'immagine del vero e l'inclito ordine della natura sono per te guida e ti condurranno in salvo.